non un sogno né tantomeno un mero ideale d'altri tempi. Perché il centro-sinistra torni a vincere c'è bisogno di pane e politica, proprio come gli ingredienti principali che danno il titolo al libro di Matteo Ricci, Pane e politica per un centro-sinistra che torni a vincere. Il volume è stato presentato ieri a Pescara, nella sede del comitato elettorale del candidato alla presidenza della regione Abruzzo, Luciano D'Amico. Un libro che racconta un viaggio nella provincia italiana, un libro dal quale ripartire, che dà senso alla partecipazione, perché sono stato in tante famiglie italiane, che ci hanno spiegato perché abbiamo perso le elezioni politiche, ma anche i punti dai quali ripartire. Credo che in questo viaggio ci sia anche un pezzo del suo programma, dalla sua voglia di ridare un riscatto all'Abruzzo, la voglia di ripartire, la voglia di farlo insieme a tante persone che stanno costruendo, hanno costruito il programma elettorale insieme a lui. Quindi un contributo alla politica nazionale, ma anche una spinta a un candidato autorevole, un candidato che può davvero cambiare l'Abruzzo e ridargli il ruolo che gli spetta in Italia. C'è la possibilità di comprendere bene quali sono le esigenze dei cittadini, come rispondere efficacemente a queste esigenze e come costruire un programma elettorale che non serva solo a riportare la sinistra al governo della regione, il centro-sinistra al governo della regione, ma che serva soprattutto per dare una risposta efficace alle tante esigenze che anche le abruzzesi e gli abruzzesi hanno in questo momento. La cultura è la base di tutto, perché grazie alla cultura abbiamo la possibilità di vedere il mondo in modo diverso, in una diversa prospettiva, e sono queste prospettive inedite che consentono non solo uno sviluppo economico, ma soprattutto una crescita sociale di cui abbiamo un gran bisogno.